Bentornati ragazzi, sono Salatar 52 e oggi continuiamo la nostra avventura in quel di Unima. Nello scorso episodio abbiamo catturato l'ultimo dei tre geni, anche se ne abbiamo catturati solamente due, perché se ne possono catturare due in bianco e due in nero, però uno dei due è differente tra bianco e nero, perché in bianco si trova Thundurus e in nero Tornadus. Abbiamo catturato Landorus, ora voliamo a forte brezza, perché vi ricordate il percorso qui a destra, che non ricordo, che è il 13, giusto? Sì, è il numero 13. L'avevamo esplorato al 99%, come vi avevo detto, perché c'è forza da utilizzare. In realtà forza la potevamo utilizzare anche appena arrivati qui sul percorso, perché come vedete lì c'è un po' di spazio, con surf possiamo passarci. Passando per di là ci troveremo dove c'è il masso e quindi lo spostiamo con forza per creare lo shortcut, ma in realtà verso questa direzione c'è una grotta, che è la grotta del Pokémon leggendario che andremo a catturare in questo episodio, che ovviamente avete visto sia dalla copertina che dal titolo, quindi posso dirvi che andiamo a catturare Kyurem. Prima di arrivare da Kyurem ovviamente abbiamo quindi la grotta da esplorare, che si chiama Fossa Gigante, e anche un percorso che però credo non sia numerato, anzi forse il percorso è sempre contato come Fossa Gigante, perché effettivamente è quella la fossa, non è la grotta e basta. Comunque, ovviamente i selvatici non li vedrete perché o li taglio oppure in realtà in questo momento è il super repellente, quindi non dovrebbero uscire. Sta di fatto comunque che qui nella fossa gigante non c'è praticamente niente se non qualche strumento, sia nascosto che come fisico. Però gli strumenti che ci sono, credo, se ricordo bene, che siano tutti strumenti che si vendono. Quindi ad esempio mini fungo, grande fungo, pezzo stella, pezzo cometa. Non so perché questa cosa me la ricordo, forse perché qui in questo posto ci venivo apposta, ecco il pezzo cometa ad esempio, ci venivo apposta per prendere questi strumenti perché avevo bisogno di soldi. I mini funghi e i grandi funghi si trovano nascosti sui massi, perché giustamente con l'umidità e quindi crescono i funghi, li avranno messi apposta ovviamente. Comunque, volevo dirvi una cosa, tanto nel frattempo che facciamo la grotta e il percorso abbiamo un po' di tempo. Se mi sentite un po' giù di corda con la voce è perché prima di fare questo episodio volevo andare a catturare un altro leggendario che non si può catturare in modi normali, come stiamo andando a catturare Kyurem oppure i tre spadaccini. Diciamo che come ho fatto per Landorus, che ho dovuto utilizzare i cheat per prendere un Tornadus e catturarlo, perché sennò Landorus non l'avrei potuto catturare mai. Questo Pokémon che sto dicendo mi serve uno strumento base che è stato dato solamente con un evento. Ovviamente ora siamo nel 2022, questo evento non può essere rifatto. Io però il modo per avere questo strumento ce l'ho, solo che non ha funzionato. L'ho fatto diverse volte, una volta andare a catturare Victini. Per andare a catturare Victini serve i Liberty Ticket. Ora non so in italiano se si chiama anche così, forse Liberty Ticket tutto attaccato. Comunque in realtà in inglese si chiama Liberty Pass, se ricordo bene, quindi Ticket non si sa perché. Comunque sono riuscito ad attivare il cheat e quindi a farmi uscire il postino nel centro Pokémon che mi dà ovviamente il Liberty Pass. Solo che parlando con il postino mi ha detto che non aveva nessun regalo per me. E quindi ho continuato a cercare di farlo, ma il postino non usciva mai. In realtà già un paio di tentativi fatti e non era mai uscito. Poi non si sa come a caso è uscito il postino, solo che non aveva niente da darmi. E ho continuato a farlo a ripetizione, solo che non capitava mai più il postino. E non so se stavo sbagliando qualcosa, se ho continuato a sbagliare la stessa cosa per sempre oppure no. Però mi sembrava di starlo facendo bene. Quindi tecnicamente ci proverò ancora, quindi se riesco ovviamente nei prossimi giorni vedrete la cattura di Victini, se no purtroppo non l'avrete. Poi avremo pure un episodio in meno, è una cosa che mi dà molto fastidio perché mi ero già preparato tutto e mi dà fastidio quando le cose si cambiano all'ultimo. Quindi sì, vabbè, purtroppo non avrete la cattura di Victini, anche se non l'avreste dovuto avere lo stesso proprio perché non si potrebbe fare, però non avrei dovuto fare nemmeno Landorus. Però sono tutte cose di gioco che effettivamente sono state inserite nel gioco, quindi vorrei farvi vedere la maggior parte delle cose che posso farvi vedere. Comunque siamo arrivati alla fine del percorso, perché andando qua ci sarà la fossa che fa attivare l'evento.
Eh sì, è arrivata una bufera di neve dal nulla che ha coperto tutto il percorso, quindi anche tutti gli alberi, e ora riusciamo ad andare su quest'altura ed entrando, camminando un poco più avanti, c'è Kyurem. Sì, vabbè, niente di che in realtà. Comunque, allora, prima mi faccio lo screen, perfetto, e direi, no, è meglio davanti, sì. Devo mettere davanti Galvantula? C'è già Galvantula? No, ok, perfetto. Tra l'altro con Haxorus devo fare attenzione perché è ghiaccio drago lui, quindi. È apparso un Kyurem selvatico a livello 75, questo è il Pokémon più alto che abbiamo incontrato finora. E ricordate che i più alti che abbiamo incontrato finora sono stati Landorus a livello 70, Volcarona a livello 70 e Floatzel a livello 70, quello selvatico a caso nell'acqua. Vabbè, abbiamo già paralizzato Kyurem, sì, stavo dicendo Kyogre, vabbè, mi sembra un po' diverso da Kyogre, Kyurem. 5 PS, vabbè, almeno un po' di danno glielo posso fare. Di certo non volevo mandarlo ad uno di vita con Galvantula. Rimonta, no, rimonta non la puoi fare se sto a 5 PS, e doveva essere il contrario. Io dovevo utilizzare rimonta, così andava a 5 PS Kyurem. Direi che possiamo già salutare Galvantula, però almeno un bel po' di danni li ha fatti. Vi dico che questo è il secondo try, il primo try Galvantula ha battuto Kyurem. Sono stato fortunato in realtà diverse volte perché è rimasto paralizzato per 3-4 volte consecutive e ho cercato di mandarlo a poca vita ancora prima di utilizzare falso finale, motivo per cui prima vi ho detto che lui è drago ghiaccio, quindi è con tutti e due i tipi super efficaci su Haxorus, quindi metterlo davanti a lui che ha drago pulsar e gelamondo non è una cosa ottima. Quindi sì, come sto facendo adesso in realtà, se Zubat va a terra non importa, però almeno con volo è andato a pochissima vita, 35 per la precisione, visto che ha utilizzato rimonta, e per non mandarlo KO provo a lanciare già qualche Masi Scuro Ball direttamente, non fa niente. Con Kyurem possiamo scherzare fino a un certo punto perché è al 75, con gli altri abbiamo scherzato perché erano al 42, quindi se mi attaccavano non mi facevano niente, ma se Kyurem mi attacca c'è sempre la possibilità che mi sciotti. Comunque direi che è già finita tra virgolette, perché ora manda giù sicuramente Zubat, a meno che non si cattura. No, va bene, manda giù Zubat, così mando Haxorus e faccio falso finale, dovrebbe andare ad uno di vita. E poi dobbiamo solamente lanciare le Scuro Ball. Poi se passa tanto tempo che non si cattura, magari cambio e lancio qualche Timer Ball a caso. Ma forse si cattura adesso? Vabbè, 2-3 di fila ha fatto, però almeno è vicino alla cattura, significa. No, ovviamente no, è tutto percentuale e cose strane. Comunque, nel frattempo che vediamo Kyurem uscire da tutte le prossime Pokéball, ecco appunto, volevo dirvi un'altra cosa. Come vi ho detto già diverse volte negli episodi scorsi, dobbiamo riandare a fare la Lega tra poco. E voglio almeno allenare tutti a 75, come Kyurem. Se Kyurem sta a 75 vuol dire che la Lega può darsi che sta verso il 75, ma secondo me sarà anche più alto. Perché come vi ho detto il livello base dei Pokémon prima era 48 e noi ci siamo allenati al 52, ma il più basso adesso sarà al 71 e noi siamo 10 livelli sotto. Quindi sì, voglio allenarmi almeno al 75, come la prima volta mi alleno di 4 livelli in su ai più deboli della Lega. Però il fattore che volevo mettere in conto è che in questo momento, quindi in questo momento che sto cercando di catturare Kyurem, non ho voglia di allenarmi, però io non lo devo fare adesso, quindi magari quando lo dovrò fare avrò la voglia. Solo che non è che vi metto in guardia, però forse potrebbe succedere che non li alleni in modo legit. Un po' di caramelle rare forse me le posso mettere per far salire al 75 i Pokémon. Non mi piace l'idea. Però non mi piace nemmeno l'idea di perdere 6 ore. No, secondo me non ci metterò 6 ore. Però comunque non mi piace l'idea di perdere tanto tempo ad allenarmi. È anche vero che nel percorso prima di arrivare nella fossa gigante da Kyurem c'è la possibilità di trovare Yaudino
tra il livello 53, ora uno l'ho trovato che era il 53, prima, vabbè lasciamo perdere, sì, perché si è resettato tutto e quindi ho dovuto giocare due volte, comunque sì, ho trovato un Audino che era il 53, l'ho battuto e mi ha dato tipo 3500 punti esperienza senza Fortunuovo. Col Fortunuovo sono il doppio, quindi sarebbero stati 7000, che erano tanti, che sono tanti 7000, ne vogliono sempre di più i Pokémon della squadra, quindi 7000 non riescono a salire di un livello, però facciamo 2-3 Audino, un livello lo fanno. E trovare 2-3 Audino non è nemmeno così tanto difficile, quindi forse se vedo che è veloce e non ci metto un sacco di tempo, allora lo posso fare, mi alleno. Se no, qualche caramella rara la utilizzo. Oppure potrebbe succedere che nel frattempo che mi sto allenando, se poi magari devo fare qualcos'altro durante il giorno e non riesco ad avere il tempo di allenare la squadra, userò le caramelle rare messe con i cheat. Userò sicuramente quelle che ho trovato esplorando tutta la città e tutta la mappa, ovviamente, con strumenti nascosti ad esempio. Quelle le uso sicuramente, anche se avevo l'idea di utilizzarle dopo che erano saliti al 75, così da farli ancora più forti, anche se non lo so. Nell'erba viola di questo percorso, quella dove possono uscire due Pokémon, per intenderci, perché non so se è viola o se voi la vedete viola, io la vedo viola quindi la chiamo viola, i Pokémon sono addirittura sopra il livello 61 e infatti nonostante il super repellente attivo mi sono usciti troppi Pokémon, non nell'erba normale, perché nell'erba normale non uscivano oltre 60, ma appunto in quella viola sì, tra il 61, il più alto che ho visto è stato il 65, e sì, è vero, sono Pokémon che danno bei punti esperienza quelli al 65, ad esempio Lunaton sicuramente dà tanti punti esperienza perché è una forma evoluta al massimo, perché non si evolve. C'è ad esempio anche Metang, e può capitare, questo me lo ricordo, che con l'erba che si muove oltre ad Audino in questo percorso possano uscire Metagross e Mamoswine, che possono uscire quindi sempre tra forse il 53 e il 55 più o meno, quindi il livello massimo forse è quello. Non male, indubbiamente non male, punti esperienza sicuro ne danno tantissimi, però Audino è fatta apposta per dare punti esperienza, quindi ne darà sicuramente di più Audino, quindi converrebbe ogni volta sempre allenarsi con gli Audino, nonostante sia di 5-6 livelli inferiore agli altri Pokémon, anche di 10, perché appunto se il più alto può uscire al 65 e il più alto degli Audino al 55, allora sì, 10 livelli di differenza. Però appunto, non lo so, un Lunaton al 65 secondo me dà meno punti esperienza di un Audino al 55. Comunque, il fattore che mi fa pensare a dover usare le caramelle rare, oltre al non avere moltissima voglia di allenarmi perché sono 15 livelli da fare e non sono pochi, e ricordando quello che ho dovuto fare in Zaffiro, ci ho messo 6 ore mi ricordo per fare 5 livelli, qui ovviamente ci metterei sicuramente catturati. Catturato, perfetto, Kyurem preso. Vabbè, ci leggiamo il Pokédex e finiamo l'episodio. Kyurem, Pokémon confine, ha il potere di generare un freddo glaciale, ma ha finito per congelare il suo stesso corpo. Niente soprannome, allora, quello che stavo cercando di dire comunque, il fattore che mi fa pensare di voler utilizzare le caramelle rare è che oltre a dover allenare 15 livelli, è che siamo anche alla fine della serie, quindi utilizzare un cheat può andare bene? No, mai, non va mai bene, però magari in questo caso sì. Comunque ora sto facendo tutte queste cose perché sto pensando a che lo dovrò fare e non ho voglia. Magari quando lo dovrò fare, perché quando mi metto in testa una cosa la faccio e basta. E poi se va al contrario di come ho detto mi arrabbio pure. Forse non so in realtà se mi arrabbio o ci rimango male, perché sono due cose più o meno simili, almeno per me. Sì, forse più mi arrabbio. Sì, credo proprio di sì. Comunque, guardiamo ovviamente Kyurem nel box. Abbiamo catturato un sacco di leggendari. Purtroppo forse non avremo Victini, però cercherò di catturarlo in un modo o nell'altro. Ardente, ma è più attacco speciale. Vabbè,
Non so se è fisico speciale, però è una cosa normale. Ha 237 di attacco speciale a livello 75, quindi sicuramente è forte, ma non entrerà a far parte della squadra, ovviamente. Comunque ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici, e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, venite a seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video.